Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Ma adesso Emilio Colantoni presenta il prossimo ospite. Allora, il prossimo ospite, il prossimo talento è Evandro. Lui presenta due brani inediti, giusto? Attenzione che ti microfoniamo, perfetto, prego. Sì, sono due brani che in realtà sono stati scritti un po' di anni fa, perché io poi la musica l'ho lasciata un po' stare e ho fatto delle stagioni come piano bar in giro. Adesso sto riprendendo un po'. Perfetto, quindi tu sei musicista, cantante? Sì, sto riprendendo adesso l'attività cantautoriale. Benissimo, benissimo. Come si chiamano questi due brani? Questi due brani si chiamano Uno Chicca, che è la classica canzone dedicata all'amore, quello perduto. Ci possiamo fermare a questo e sentiamo prima Chicca? Prego. Va bene, prego. Allora ascoltiamo Chicca. Ascoltatori, insomma, questo è il momento in cui Evandro ci fa sentire il suo inedito, Una Chicca. E giustamente poi mica abbiamo finito qua, siamo dal vivo, dal Kirby's Garden, abbiamo le ultime questioni legate a cosa ne pensano le donne. Ci fa piacere però adesso sentire Perfetto. Un altro talento della notte romana in diretta su Radio Radio by Night Roma. Radio Radio by Night Roma, Radio by Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Chicca, sai che ti voglio ancora bene. È la vita senza di te, è come andare sulla neve senza le catene. Dov'è finita quella voglia bestiale, quell'istinto animale che c'era di farlo a tutte le ore? Sto soffocando in questa sala fumosa, unica amica questa musica che suona sopra. Mi torna in mente il soprannome che ti detti in riva al mare, che adesso non conta più, però voleva dire sei quello che c'è. Sei tu tutta la felicità mia, 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 mia. Tu sei come una cometa che lascia la scia. Sei tu tutta la felicità mia, 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 mia. Chicca, questa era ovviamente una versione, un edit dell'intero brano. Cioè, una cosa molto corta, giusto un accenno, cioè. Una chicca, come si suol dire. Allora, adesso la seconda traccia si chiama Il Treno. Sì, è un pezzo scritto molti anni fa, poi rivisto nel 2006. È una tua composizione? Sì, sì, queste Perfetto. Sono tutte le mie composizioni, i miei arrangiamenti. Arrangiamenti, fai tutto, musica, parole, tutto quanto. Sì, sì, sì. Perfetto, allora andiamo ad ascoltare Il Treno, mister Moglioni. Grazie. Radio Radio by Night Roma, Radio by Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. Questo treno dove ci porterà? Forse alla fine del mondo o all'inizio di un nuovo giorno, e chissà. Tu lì seduta, bella ed assonnata, col freddo di gennaio il mio sguardo fra le dita, fra le dita. E se per caso un giorno deragliera, noi ci terremo stretti, evitando di farci male, chissà. Tu lì caduta, bella ed impaurita, catturerò il tuo sguardo afferrando le tue dita. Così possiamo andare incontro a questa voglia che abbiamo di noi. Tuffarsi nudi dietro un aldilà, senza farsi una ragione del poi. Poi cadere giù e toccare il fondo, tornare su più sconvolti che mai. Nudi ed abbinghiati in questa aldilà, non più soltanto io e te, ma finalmente noi. A guardare in assalete onde, tanto come dentro i miei pensieri, fai che
code di aquilone, questi suoi capelli neri. Benissimo, treno. Benissimo. Veramente, veramente bellissimo questo. Io mi sono scatenato mentre ascoltavo. Senti, lui è un uomo, no? Scrive canzoni, chicca, cioè, sa anche di donne, d'amore, amoreggia l'uomo, sì. Cantante, cantautore, no? Quindi? Cioè, ci sono le donne che devono finire di argomentare la questione. Hai qualche critica da fare, riflessione sul mondo femminile? No, il mondo femminile credo sia la parte bella di questo pianeta, nessuna critica, e io apprezzo molto le donne. Ecco, mettici una pezza. Hai sentito che ha detto il cantante Evandro? Grande Evandro, ha molto, detto molto gentleman è stato. La donna è la cosa più bella che c'è nel pianeta Terra, capito? Ho detto è la parte bella di la parte pianeta. Bella, quindi c'è una si parte sta bella correggendo. E una parte brutta. Sei d'accordo? Io intanto saluto Evandro. Bellissimo, ovvio. Radio, radio, by Night Roma, 104.5.